Buonasera a tutti e benvenuti al webinar del lunedì di investire.biz. Adesso iniziamo con la condivisione del mio schermo che dovreste vedere in questo momento. Vi esorto a scrivermi nella sezione delle domande se l'audio è buono e se vedete correttamente la home di investire.biz. Insieme a me questa sera c'è Pietro Olisio. Pietro Olisio è un esperto di criptovalute, oltre a essere appunto socio di investire.biz e si occupa appunto di tutta una serie di attività del nostro gruppo e ha fatto il primo corso sulle criptovalute addirittura nel 2017. Vero Pietro? Io mi ricordo a Bologna, è stato un corso bellissimo. Oggi parleremo delle novità appunto legate al mondo delle cripto. Buonasera a tutti, ciao Enrico, buonasera. Sì, è così, forse qualcuno si ricorda, forse dei partecipanti di stasera c'è qualcuno che nel 2017 con noi ha visto come funzionava l'Antminer S9. Enrico, ti ricordi, aveva speso 4.000 dollari per comprare quello scatolotto che faceva un sacco di rumore e abbiamo minato i Bitcoin a Verona nella sede dell'hotel. Tempo è passato tanto, tanto a livello umano, ma quei anni nel mondo delle criptovalute sono un'era geologica. Quindi da qui la necessità proprio di un aggiornamento. Parlammo ai tempi di Bitcoin, 5.000 dollari quando costava, e parlammo anche di Ethereum. E pensate, il mio primo acquisto di Ethereum è stato ad un livello di 10 dollari. Da precursori proprio parlammo di questa novità, di questo nuovo paradigma, si diceva, e dei primi smart contract. C'era stata poi la febbre delle ICO che per qualche motivo mi ricorda un po' l'hype sugli NFT. Immagino che tutti ne avete sentiti parlare. Le similitudini sono tantissime. Ciò che è successo con le ICO sta succedendo ancora, di nuovo, sui mercati. E la storia si ripete, alla fine, come tante cose, è un po' una ruota. Per questo, nel corso che inizia giovedì, faremo una bella carrellata. Voglio dire subito, il web è pieno di informazioni. Non so, Enrico, ti è capitato di guardare qualche video mai Sì. sugli NFT, pure di qualche broker, di qualche intermediario finanziario che spinge sul cripto. Sì, assolutamente. Tra l'altro, appunto, adesso sto facendo vedere, immagino e spero che lo vediate correttamente il mio schermo, la sezione appunto di webinar e corsi. Qui abbiamo appunto la parte dedicata a questo nuovo corso che si chiama Crypto and NFT From Zero to Hero e qui appunto abbiamo il programma del corso. Se mi Guarda, conferma. il nome lo abbiamo scelto insieme con Luca perché non vi nascondo che abbiamo il nome da un corso di marinaio che ho fatto io ed era proprio un corso per chi partiva da zero, facciamo finta, non era mai stato al mare, fino a condurre un'imbarcazione. Ed è la stessa cosa. Ora, tanti concetti li riprenderemo dal corso Professionista delle Criptovalute, ma non è obbligatorio aver partecipato a Professionista delle Criptovalute, perché nella prima lezione riprenderemo un po' i concetti con novità, però, perché su Bitcoin, anche su Bitcoin, che sembra essere esattamente la stessa cosa, e invece anche su Bitcoin sono successe sono arrivate tantissime innovazioni che hanno proprio cambiato le carte in tavola. Quindi tutte le altcoin che sono uscite, tutte ad esempio le criptovalute specializzate nel circuito di pagamenti, con alcune novità di Bitcoin cessano un po' il loro motivo di esistere. E nel corso le vedremo una per una. Ma a mio parere tutti noi abbiamo sentito parlare di cripto. Ieri ero in palestra e il mio vicino di bicicletta
parlava di blockchain, che non ho, probabilmente voleva dire blockchain, ma ha sentito la parola sbagliata. C'è bisogno di informazione. Allora, Pietro, mi dicono che il tuo audio non si sente benissimo. Ho già scritto, al collega, probabilmente entrerà nella tua, stanza per portarti delle nuove cuffie, così almeno proviamo a sostituirle. Nel Sì, frattempo, allora, volentieri. tanto stiamo sul mio schermo, quindi tu dovresti vederlo. Sì. In questo momento facciamo vedere quello che è il programma, così almeno lo commentiamo insieme mentre appunto il collega ci porta delle cuffie nuove. Allora, Ma mi si innanzitutto, sente o mi si sente male? Ci date un sì. feedback? No, no, ti si sente, ma ti si sente un pochettino con un po' di intermittenza, però in ogni caso si riesce comunque a seguire. Allora, quindi questo corso, no? Il motivo per il quale abbiamo fatto questo corso è perché ci sono un sacco di novità legate proprio al mondo delle cripto e degli NFT. Molti, ecco qua che sono arrivate le nuove cuffie. Ecco, un altro cambio. Andiamo a cambiare. Proviamo a cambiarle e tanto abbiamo tutto il tempo per parlarne. No, questo è un corso che comunque diciamo, si articolerà su 4 lezioni, quindi la prima lezione sarà il 3 di marzo, poi una l'8 marzo, 10 marzo e 15 marzo. Quindi insomma sono 4 lezioni dove si andranno a A vedere tutta una migliorare. serie di concetti. Prova a parlare, Pietro. Dovrebbero essersi autoinstallati. Buonasera, eccomi. Eccomi, Prova, parla. buonasera. Si sente meglio, secondo me, rispetto a prima. Ecco qua. Allora, comunque, in buona sostanza, comunque quello che andremo ad affrontare sono nella prima lezione quelle che sono la blockchain, i concetti di base e propedeutici, criptovalute, decentralizzazione finanziaria e blockchain, appunto, come Esatto, secondo sì. punto, e dove detenere le proprie criptovalute, i wallet cripto, cosa sono, come si usano e quali scegliere. Sì, E poi. scusa Henry, ti interrompo un attimo, così mentre vediamo i vari punti, casomai lo commentiamo un attimo. Avete comprato criptovalute in passato? Dove le avete messe? E soprattutto, sareste in grado di ritrovarle? Io ho tanti amici che un po' sentendomi parlare hanno comprato delle criptovalute diversi anni fa, alcuni sono contentissimi, altri sono disperati perché non le trovano più. Perché dove tengo le criptovalute? È uno dei punti che andremo a vedere. Anche qui la tecnologia aiuta e aiuta tanto, ci sono davvero diverse metodologie. Vediamo anche delle esperienze di dirette. 5 anni fa comprai una di quelle chiavette che vanno tanto di moda. Non vi nascondo che le spingono in tante, e la maggior parte dei video su YouTube che trovate gratis non sono altro che video di persone, essendo video gratis, devono avere poi uno scopo. Vogliono vendervi qualcosa e spesso vi vendono la chiavetta. Comprai nel 2017 una di queste chiavette. Vi dico subito che ha funzionato e i bitcoin che c'erano su sono riuscito a recuperarla, però ho avuto delle esperienze negative, le andiamo a vedere nel corso. Vi faccio vedere i bitcoin che ho tirato fuori dopo 5 anni, tirata fuori dal cassetto questa chiavetta, cosa mi ha chiesto, cosa mi ha fatto fare. Ovviamente mi ha chiesto di aggiornare, di fare. Ma andremo a analizzare uno per uno le opzioni, quali sono le varie opzioni per detenere criptovalute, non solo Bitcoin, cold wallet, hot wallet, quali sono i rischi di perderle, Ecco, perché in realtà appunto intermediari centralizzati e decentralizzati.
Ecco perché è una cosa sulla quale io appunto ci tengo, ma diciamo, facciamo a concentrarmi, è questo: non sarà un corso di trading. Corsi di trading ne abbiamo fatti tanti, ce n'è anche qualcuno già presente sul nostro shop. In questo caso andremo un po' più nel dettaglio, perché l'obiettivo è quello di capire se queste criptovalute poi potranno avere un'applicazione pratica. Si parla di metaverso ultimamente, qual è il nesso tra metaverso e criptovalute? Cambierà il futuro, il lavoro del futuro? Cioè, probabilmente tra 5 anni lavoreremo in maniera diversa da come lavoriamo oggi, per esempio. Sono tutte domande che io mi pongo. Io ho provato, per esempio, Oculus, che diciamo è il sistema per entrare all'interno del metaverso di Facebook, e dico la verità, insomma, è un qualcosa che mi ha aperto gli occhi su come potrebbe essere il mondo un domani. Quindi, da un lato abbiamo queste criptovalute, e tra l'altro sono parecchie, e adesso poi Pietro ti passerò lo schermo in modo tale che magari ci farai Sì, vedere anche Harry, ma qualcosa. vai pure avanti con l'agenda, così poi mano a mano la commentiamo e poi non è che possiamo fare solo la vendita, se la facciamo, diamo anche il contenuto già preparato qui. Parte un pezzettino del corso, proprio un'anticipazione. Saranno diverse, tante slide, ne vediamo qualcuna, così diamo anche un contenuto di valore questa sera. Esatto, così come il corso di professionista delle criptovalute, per chi l'aveva fatto, erano, mi sembra, 6-7 moduli con tipo 200 slide. Anche in questo caso, insomma, le slide da vedere sono parecchie, ci sono tante cose che proprio a livello professionale, a livello di arricchimento, secondo me sono qualcosa che oggi sul mercato italiano non trovate. Quindi la lezione 2 invece sarà smart contracts, tokens, differenze e legami con la blockchain, come Sì, guadagnare con le cripto. differenza Bitcoin Ethereum. Parliamo proprio delle basi. E spesso dà anche un po' fastidio sentire le persone ma al bar, in palestra, che parlano di criptovalute, ma non sanno bene di cosa stanno parlando. Dobbiamo avere dei concetti base e fondamentali ben in mente. La differenza tra un coin e un token, per esempio, e i riutilizzi delle blockchain. Andiamo a vedere una per una. Certo, perché appunto molte persone pensano e guardano le criptovalute solo come strumenti da speculazione. In realtà, come anche il buon Warren Buffett ci ricorda, è importante, diciamo, capire quello che si va a comprare. Cioè, se io domani mattina decido di comprarmi dei CRO, per esempio, che è una criptovaluta, che adesso si chiama Kronos, devo capire che cosa sto comprando, che cosa c'è dietro. Per esempio, io oltre a Pietro, che diciamo, è un esperto di criptovalute, io ho anche un cugino che è molto appassionato di criptovalute, e lui mi diceva: no, perché vedi, c'è questa cripto che è particolarmente interessante perché molte blockchain sono costruite per il tramite appunto di questa criptovaluta. Gli smart contract girano, mi spiegava proprio la differenza tra Solana e Ethereum, tutta una serie di cose Certo, stai parlando, Enrico, di coin legate a delle blockchain e dei progetti di base, vengono così, per così dire, Esatto. i layer one, e hanno determinati usi, differentemente dai meme token che hanno un uso completamente diverso. Nel corso le andiamo a incasellare, nel corso andiamo a vedere a cosa serve, cosa si usa e vale la pena comprarla o non vale la pena comprarla. Ovviamente non si può fare in una sera e nemmeno in un'ora, quindi approfondiremo un po' di più. Però io ho fatto in modo che in 4 sere, in 4 lezioni, da 2 ore circa, andiamo a fare da zero to hero. Vedremo anche che la finanza, il mondo della finanza, si sta sviluppando. Non peraltro, non per niente, su investir.biz c'era una posizione aperta fino a qualche tempo fa, che era Crypto Specialist. Abbiamo ricevuto
più di 1.000 curriculum, abbiamo fatto tanti colloqui. Purtroppo, anche fra chi si è candidato per una posizione di crypto specialist a investire.biz e abbiamo fatto diversi colloqui, posso dirvi, ovviamente non farei mai nome e cognome, ma posso dirvi che un buon 90% di chi si è candidato della posizione di crypto specialist non aveva ben chiare concetti base di questo mondo. Quindi sì, per il futuro sicuramente la finanza si sdoppierà e ci sarà tantissimo bisogno di figure che conoscano il mondo delle criptovalute. Purtroppo è troppo presto, non ci sono ancora corsi universitari, non ci sono ancora manuali, c'è qualcosa. Video su YouTube ce n'è tanti, ma che fanno tanta, tanta confusione e casomai troppo tecnici o che ti vogliono vendere qualcosa o scam. Uno dei maggiori scam che ho visto partiva da una live di YouTube per inviare i clienti su dei link degli scam. Tra l'altro, apriamo l'argomento. Parleremo tanto di scam e adesso appena Enrico mi ridà dallo schermo ve ne faccio vedere uno perché sembra che mi ha inviato una email Vitalik, ovviamente fintissima, una truffa phishing, ma con una grafica fatta benissimo che potrebbe sembrare una email davvero proveniente dal fondatore di Ethereum. In Vediamo gli realtà. altri punti. Esatto, vediamo gli altri punti e poi dopo ci sono anche un po' di domande e poi dopo andiamo magari a rispondere. E Lorenzo ci chiede se Pietro sarà il relatore. Sì, Pietro sarà il relatore Sì, appunto sarò il insieme relatore. a Luca che appunto lo assisterà. Ovviamente io non ho grosse competenze in ambito cripto, quindi anch'io cercherò di fare delle domande su alcuni passaggi che al momento mi Sì, sfuggono. sarò io il relatore perché, come saprete, i miei soci, Luca e Enrico, sono i trader, quindi di finanza tradizionale, trading e investimenti, sono bravissimi. E quando si parla di criptovalute, intervengo io e non sarà un corso di trading, sarà un corso, nello specifico, sarà un corso di criptovalute, DeFi, finanza decentralizzata da un punto di vista economico e di investimento di lungo periodo. Questa è un po' lunga, ma questa è la definizione. Criptovalute con l'occhio dell'investitore economista, che è poi il Esatto. taglio che mi piace dare. Non serve essere ingegneri, non programmeremo, anzi, 10 linee di codice le facciamo, ma io stesso non sono un programmatore e ve le potrete assolutamente copiare e incollare perché anche con un pezzettino di codice faremo una cosa carina, ovviamente solo ai fini didattici e ai fini scolastici, perché questo Quindi è lo scopo del corso. quello che possiamo dire è che è un corso che ti dà tanta conoscenza, ma sicuramente non è un qualcosa per diventare ricchi domani o dopodomani. Sicuramente quello che è interessante è che puoi avere delle basi per capire quello che sarà il mondo tra qualche anno, tra 3, 4, 5 anni. Allora andiamo avanti con la lezione 3, poi ti passo lo schermo così ci fai vedere anche la truffa di Buterin che me l'hai fatto Sì, vedere sì, prima, sì. che è molto molto interessante. Allora, Ethereum, lezione 3, Ethereum e le sue applicazioni, blockchain alternative e confronto fra criptovalute, cosa sono e come sono legate le dApps ai Trust Wallet. Progetti Sì, Ethereum. Ethereum è una blockchain nata dopo sulla scia dei Bitcoin. Se pensiamo al Bitcoin come l'invenzione della ruota, Ethereum è già un'automobile anche di quelle moderne. Sono nate anche diverse blockchain, sia in concorrenza sia in collaborazione con blockchain, con Ethereum. Ma a cosa serve? Ethereum è un ecosistema sul quale esistono dei progetti.
anche progetti in ambito finanziario. La cosa interessantissima che ho scoperto nei mesi in cui mi sono occupato di questi argomenti è che, Enrico, in futuro i broker che conosciamo non saranno più fatti di persone, aziende, uffici, ma saranno robot. Oh, la settimana prossima vediamo come fare trading con un robot, avendo come controparte un robot. Ci sono pro e contro, ovviamente. Sono assolutamente cliente di banche e di broker, ma ormai siamo arrivati al punto in cui bisogna conoscere questi argomenti. Quindi andremo a fare dei cambi, andiamo a fare delle operazioni finanziarie ed è possibile già adesso, sono già operativi, degli algoritmi. Quindi si apre il conto facendomi le virgolette con questo robot, inviamo una valuta e ce ne arriva un'altra in automatico, immediatamente, istantaneo, avendo come ecosistema andando a lavorare nell'ambiente Ethereum. E questa, Henry, te la dice lunga su quali saranno i lavori del futuro. E non ti Il nascondo che programmatore sarò io. parlandone in ufficio mi hanno detto: ma come? Ma se è così, fra 2 o 3 anni noi che lavoro faremo? Molti di voi che parlano con Giorgio Benetti è preoccupato da questa, da queste novità. No, al netto di questo, che ce lo teniamo stretto, il buon Giorgio. Io, Pietro, se sei d'accordo, allora, innanzitutto ho mandato a tutte le persone che ci stanno scrivendo il link appunto della pagina del corso. Ho detto che è raggiungibile direttamente dalla sezione Crypto and NFTs. Se avete fatto il corso professionista delle criptovalute, io vi consiglio, sicuramente vi sarà piaciuto un sacco, perché a me era piaciuto veramente tanto quando l'avevo seguito, perché non avevo proprio idea di che cosa si stesse parlando già allora, e quindi anch'io lo seguirò proprio per cultura personale. Questo secondo me è un qualcosa che ti accresce tanto. Io ti passerei lo schermo in modo tale che così ci fai vedere qualcosa, ci fai vedere qualche slide e Ma ci possiamo mostri. vedere prima l'ultimo modulo, quello relativo a Web3, Sì, NFTs? certo. Anche qui vorrei darvi qualche spunto. Sembra che non si possa non parlare di Web 3.0, metaverso, NFTs, cose davvero diversissime fra loro, ma cosa c'entrano con le criptovalute? Alcune cose c'entrano tantissimo, altre cose non c'entrano nulla. In inglese dicono FOMO, la paura di rimanere esclusi. E come successe per le ICO, sembra che chiunque debba parlare di questi argomenti. Approfondiamo, capiamo cosa vale la pena affrontare, cosa non vale la pena affrontare. Il metaverso, ad esempio, abbiamo provato il metaverso, ne abbiamo provati diversi. Luca l'avrete visto, è così presente sui social. Luca ha provato il metaverso di Facebook. Io invece ho provato Decentraland, che è un progetto decentralizzato, appunto, di cui parleremo, di cui analizzeremo il token. Vale la pena investirci? Compriamo la terra del metaverso? Vediamo un po' quali sono le basi. Io ancora sto studiando e me ne sto facendo una ragione, però c'è e mi appaiono diversi banner quando navigo su internet: Metaverse Land Owner, compra la terra del metaverso. Enrico, l'hai comprata? Hai già fatto No, io questo? no, però so che Verratti l'ha comprato, visto che è uscito un articolo proprio a riguardo, e lì bisognerà, cioè, ovviamente, ma ti dico la verità, servono le competenze, cioè tu non puoi comprare una cosa che non capisci. Io Bene, onestamente. questo, Henry, questo ci sarei arrivato. Grazie mille per aver pronunciato questa frase. Lo diciamo sempre a investire.biz. Sì. Non comprare una cosa che non capisci. Quindi, se dobbiamo capire di criptovalute, dobbiamo approfondire.
minimo, Sì. minimo servono 7-8 ore. In 4 sere arriviamo a una, e quando andrete su CoinMarketCap, CoinGecko, che sono i maggiori intermediari, quando si vedono le partite di calcio in televisione, e ora è pieno di annunci che propongono qualcosa, tante cose serie, ma anche tante cose fatte un po' per guadagnare. Su tanti intermediari vi propongono di comprare criptovalute, ma non le state comprando. Vi stanno vendendo qualcosa che è qualcos'altro, ma non è criptovaluta. Se non conosciamo bene cosa vuol dire la decentralizzazione e il Web 3.0, è difficile che potremo lavorare con le criptovalute. Poi vediamo che per fare determinate cose basta il cellulare. Per fare determinate altre cose, come la DeFi, invece serve un po' di hardware, ma niente di che, un computer che non sia più vecchio Possiamo di 2, 3, 4 anni. dirlo che anche una persona magari che non ha competenze informatiche, che non è un programmatore e che non ha a casa il computer della NASA può comunque seguire questo corso e sicuramente impara tante cose che potranno venirgli utili. Soprattutto Sì, magari sì, per chi è sì. un po' più giovane, io penso che diverse applicazioni poi saranno utili anche nel mondo del lavoro. Pietro, ti passo lo schermo Volentieri, così ci dai, fai vedere passami lo qualcosa. schermo. Sì, ma guarda, Allora. parto proprio dal web, parto proprio da una pagina internet. Mostra schermo. Ecco qua. Mi dici, Enrico, quando Si vede il mi. tuo schermo, si vede tutto e ti seguiamo. Bene, CoinGecko, uno dei siti più famosi insieme a CoinMarketCap con riferimento al mondo delle criptovalute. Bitcoin, Ethereum, Tether, già qui andiamo, Tether è una stablecoin. A cosa servono le stablecoin? Oh, un'anticipazione. Nel 2010 è stata venduta una pizza per qualcosa come 10.000 Bitcoin. Immaginate ora quanto sia costata quella pizza a chi l'ha comprata in Bitcoin. Le stablecoin hanno l'obiettivo di dare un modo alle persone di spendere, di usare le criptovalute senza dover utilizzare i propri Bitcoin o eventualmente i propri Ether, perché Ethereum è la blockchain. Ether è la criptovaluta, perché hanno un altro scopo. Quindi gli stablecoin sono spesso legati al dollaro, valgono più o meno un dollaro, e vedremo perché, ma con le stablecoin noi possiamo fare acquisti, possiamo accedere alla DeFi senza l'ansia di dover dire: ma poi fra 10 anni, se compro qualcosa in Bitcoin, non è che mi mangio le mani. Ecco, questo è lo scopo delle stablecoin. Siamo già andati un po' lunghi, vorrei farvi vedere questo. Ora, CoinGecko ha paginate da 100 criptovalute e 129 pagine che mostrano ciascuna 100 criptovalute. Ma cos'è tutta questa roba? Di cosa si tratta? Dobbiamo analizzarle tutte? Assolutamente no. Andremo a incasellarle e dopo il corso saremo in grado di analizzare e capire di cosa si tratta. È una coin di una blockchain? È una stablecoin? È un token? E che cos'è un token? Quali protocolli ci sono dietro? Ovviamente un discorso un po' più lungo. Oltre questo, vorrei darvi Quindi, una giusto se ti anticipazione. interrompo, quindi 129 pagine da 100 criptovalute, ci sono circa 12.000 criptovalute, quindi molti più dei titoli quotati a Piazza Affari, per intenderci. Quindi Assolutamente. le opportunità sono tante. Bene, bene. Assolutamente. E continuate a vedermi? Sì, assolutamente, il tuo schermo si vede bene e anche il tuo audio secondo me è migliorato tanto.
Ottimo, ottimo. Una slide del modulo 11, questo vi dice che quanto materiale ci sarà. Andiamo a comparare le valute fiat, sempre la solita battuta, non c'entrano nulla con le automobili, fiat sono le I valute, soldi che avete euro, in dollaro, tasca, euro, i dollari, soldi soldi veri, i soldi veri. veri. Parlavamo prima del fatto che il mondo dell'economia e della finanza si sta dividendo in finanza tradizionale e criptovalute. Nella finanza tradizionale abbiamo sempre sentito parlare e continueranno a esistere. Non sono una di quelle persone che crede che le criptovalute spazzeranno via l'economia tradizionale? Assolutamente no. Ci saranno sempre gli euro, ci saranno sempre i dollari, ci mancherebbe altro. Si è creato però un nuovo mondo e delle nuove opportunità. Se in finanza tradizionale abbiamo parlato di azioni, obbligazioni, interessi sul deposito in un conto corrente, delle start-up, quindi di poter finanziare un'azienda è molto comune il crowdfunding. Nel mondo cripto questo si è evoluto a specchio. Esistono dei token che sono l'equivalente delle azioni per alcuni progetti decentralizzati. Quindi possiamo comprare dei token e diventare soci, fra virgolette, di alcuni progetti. Esistevano anche dei token che replicavano il valore delle azioni in borsa, ma il regolatore li ha chiuse in un attimo. Quindi, per fortuna, sono subito Sì, quello che state ti posso bannate. dire è questo. Io che diciamo ogni tanto appunto mi capita di parlare con persone appassionate di criptovalute, sto notando che tutto quello che c'è nella finanza tradizionale, penso alle opzioni, penso anche banalmente ai certificati, è un qualcosa che si sta replicando in forme diverse ma con i medesimi meccanismi. Quindi in realtà magari mi capita di parlare con una persona e dice guarda, ma qui c'è la barriera, la cosa, facciamo, ma allora funziona tipo il certificato. Eh sì, guarda, funziona così e ovviamente l'altra persona che magari si occupa di cripto non sa come funziona il certificato. Allora io provo a spiegarglielo e ci rendiamo conto che molto spesso diciamo le stesse cose poi sono replicate su Ho strumenti trovato differenti. delle similitudini fra i certificati da investimento e i token. Sono entrambi delle scatole che assolutamente vanno analizzate e non si può fare di tutte le erbe un fascio. Questa è la similitudine che ho trovato. Cosa ci fai vedere, Pietro, di bello del corso? E poi io magari do anche spazio alle domande. Sì, perché no? Guarda, finisco su questa slide. Le cripto si possono prestare esattamente come comprando un'obbligazione stiamo prestando del denaro a un'azienda o a uno stato. Possiamo ricevere degli interessi sulle nostre criptovalute e vedremo bene cosa si fa. Si può fare dello staking. Lo staking è qualcosa legato alla proof of stake, appunto, una modalità nuova che ha superato la tecnologia di Bitcoin, che è la proof of work. Questo è uno dei concetti fondamentali che approfondiamo. Proof of stake and proof of work. Investire in una startup. Questo ne abbiamo già sentito parlare perché le ICO, che sono andate tanto di moda, non erano altro che start-up invece che di imprese di protocolli. E anticipo anche questa: non ci sono pasti gratis. E il mio esempio di Pinocchio e il gatto e la volpe sarà assolutamente ripreso. La curva, il trade-off fra rischio e rendimento esiste nell'economia tradizionale e non ci sono eccezioni nemmeno nel mondo DeFi e criptovalute. Ora, vediamo la truffa di cui vi parlavo.
Ho ricevuto questa email, ovviamente studiando tanto, lavorando nel settore. La mia mail è andata un po' in giro per il web. Sembra che il fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, mi abbia inviato una mail in cui mi garantisce il 25% l'anno per 12 mesi. La grafica si rifà assolutamente alla grafica ufficiale della Fondazione Ethereum. Scam, assolutamente. Daremo anche tanti consigli su o come evitare le frodi, molto, molto base, perché parleremo di quali link cliccare e quali link non cliccare, da dove partire. Il mondo delle criptovalute si è popolato di truffe e questo è stato dovuto anche al fatto che progetti alternativi al progetto Ethereum hanno fatto in modo che le commissioni che una persona deve pagare per creare una propria criptovaluta, scambiare delle criptovalute, fare delle operazioni sulla blockchain si sono ridotte molto. Aprendo la vostra mail la mattina, cosa si vede subito? Si vede subito che lo spam e le email di spam sono spesso maggiori, in numero maggiore rispetto alle mail vere di persone che vi scrivono qualcosa. Sta succedendo esattamente la stessa cosa nel mondo delle criptovalute. Le commissioni si sono abbassate, in alcuni casi è quasi gratis fare delle operazioni e in questo settore si buttano a capofitto hacker, truffatori e anche qui c'è più truffa che altro, più spam che email buone. Quali sono i filtri anti-spam? Li analizzeremo. Non dimenticatevi che anche nel mondo della DeFi la curva rischio-rendimento esiste e non ci si può allontanare da quell'orizzonte. Ho sentito parlare tantissime persone di rendimenti del 20% l'anno sulle stablecoin, quindi su qualcosa simile ancorato al dollaro americano. È possibile? Sì. Analizziamo, capiamo come funziona, ne vale la pena, sì o no? Quello che sicuramente vi posso anticipare è che i soldi, nemmeno nell'ambito delle criptovalute, non li regala nessuno. Quindi questo, e invece dai, adesso io ti faccio qualche domanda Volentieri, e volentieri. poi vediamo un attimo. Prima mi hai fatto vedere che avevi degli NFT, che avevi creato degli NFT. Ah, Faremo sì, vedere anche certo, questo nel corso. assolutamente. Guarda, questo è il mio profilo di OpenSea. OpenSea è Sì. un sito centralizzato, vuol dire che è gestito da una società e non è decentralizzato. All'inizio del corso proprio vedremo le basi. Vi faccio vedere innanzitutto che partecipo come utente del Web 3.0 perché non ho un indirizzo numerico, ma vi anticipo investire.biz nel Web 3.0 si chiamerà investireincripto.eth. Cos'è? È un NFT e infatti nel mio profilo di OpenSea lo trovo qui, quindi posso inviarlo a qualcun altro. Questo è un utilizzo dei non fungible token. Comprarsi un dominio che diventa il mio wallet e se qualcuno volesse inviarmi delle criptovalute, può farlo a investireincripto.eth. Perché? È un mezzo con il quale rendiamo gli indirizzi, se c'è qualcuno dal corso 1, le chiavi pubbliche, le trasformiamo addirittura in indirizzi leggibili dall'umano e tramite la blockchain di Ethereum. Ho Ma quindi se io seguo sorvolato. il corso mi posso fare il mio dominio.eth? Assolutamente, E guarda, io se c'ho poi anche c'è un aurizio.eth. airdrop?
Se c'è un airdrop, come c'è stato e ho degli Poco amici che fa. hanno partecipato, chi ha comprato i domini.eth un po' di tempo fa e ha contribuito al progetto, ha partecipato all'airdrop. Non volevo parlarne perché non E allora bisogna non ne parliamo, capirci non ne parliamo. perché no, ormai l'airdrop è soldi gratis, ma a chi riceve questi soldi? Come ho detto prima, non esistono pasti gratis, quindi se ricevi dei token, delle criptovalute in regalo è perché hai fatto qualcosa, esistono però dei metodi per andare a partecipare a dei progetti nella speranza che in futuro ci sia un airdrop. Ma l'airdrop è proprio seminare i coin. Chi ha partecipato all'airdrop di ENS, quindi Ethereum Names Service, è stato non solo fortunato, perché non è fortuna, chi ha comprato un dominio.eth diversi anni fa vuol dire che davvero era un contributor della blockchain Ethereum e se li merita tutti. Ma abbiamo avuto anche casi di persone che hanno praticamente vinto la lotteria. In tutto questo vi faccio vedere i nostri NFTs, perché Enrico è anche il tuo account, perché l'abbiamo fatto Esatto, ma aziendale. quindi chi segue il Abbiamo. corso potrà crearsi un NFT, giusto? Io ho creato e vi faccio vedere come si crea. Ho rubato un frame da un video di Luca, perché mi sembrava bello buffo, un bel Luca col cappello di Babbo Natale, e ne ho fatto un NFT. Eccolo qui. Tra l'altro, non gliel'ho nemmeno detto. Adesso è in vacanza, quando tornerà, troverà il suo NFTs, come si creano, come si comprano, come si vendono e cosa ce ne facciamo. La cosa bella è che possiamo vedere da chi sono stati creati, da chi sono stati acquistati, come e perché. Sempre per prova, ho comprato per 0,09 Ether un bell'uccellino col cappello. Eccolo qui. Questo qui è uno dei miei NFTs. Che cos'è? Cosa dobbiamo avere un po' più di tempo perché dobbiamo analizzarle? Possiamo investirci? Non lo so. Sicuramente vi spiego come si creano, come si vendono, come si distribuiscono e anche quali usi ci sono degli NFTs diversi dagli uccellini col cappello o le scimmie pelose, ecco, perché la tecnologia assolutamente è valida, rimarrà e ne sentiremo parlare nel futuro. Se non altro, la cosa un po' più leggera che potrebbero fare gli NFTs è il gaming. Il gaming sta già pesantemente lavorando con gli NFTs. Quindi diciamo che è più interessante, quindi tu con l'NFT puoi fare investire in crypto.eth oppure puoi comprare, diciamo, l'uccellino col cappello, poi sta a voi decidere se ha un utilizzo, diciamo, un po' più interessante, diciamo, un dominio piuttosto che un uccellino con il cappello. In Sì, ogni è una caso, buona secondo me. spiegazione del corso questo, perché parliamo di tecnologie, analizziamo tecnologie e facciamo vedere operativamente cosa si fa. Questa volta non è un corso di trading, anche se parleremo profondamente di investimenti. Dobbiamo accennare la tokenomics. Che cos'è? La tokenomics è l'analisi fondamentale del mondo criptovalute. Mentre in passato con Luca e Enrico, chissà quanti webinar avete fatto guardando l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale, con le criptovalute è la stessa cosa. C'è l'analisi tecnica, ma c'è anche l'analisi fondamentale. L'analisi fondamentale si chiama tokenomics. Analizziamo, capiamo, vediamo quali risorse ci sono. Vi anticipo che, al contrario della finanza tradizionale, sulle criptovalute non ci sono segreti perché la blockchain è aperta e pubblica. Quindi basta saperci andare a guardare. Ma
Secondo me abbiamo anticipato anche troppo, Enrico. Guarda, allora io però provo giusto a rispondere a qualche altra domanda. Sì, Allora, sì. ci sono domande con riferimento al corso. No, il corso costerà appunto la cifra che ho trovato, si sconta il 50% fino all'inizio della prima lezione. Quindi se siete interessati ad acquistarlo col 50% di sconto, va acquistato prima di giovedì alle ore 19, perché alle ore 19 appunto il prezzo salirà, come abbiamo sempre fatto con i nostri corsi. La cosa bella appunto è l'ambito tecnologico e quelle che sono le varie implicazioni. È un corso che possono seguire tutti, imparerete appunto tutte queste cose che vi ho fatto vedere Pietro. C'è anche il tema legato alla creazione di una criptovaluta o... Sì, io ho già creato una mia criptovaluta e faremo vedere come si fa e cosa ce ne possiamo fare. Da ultimo, io Assolutamente. direi, lo mettiamo in vendita il Babbo Natale di Luca, Certo, oppure... assolutamente. Ma ne abbiamo... Ho visto che ne hai due, come mai ne hai due? Se posso chiedertelo... Guarda, ne ho due proprio per far vedere che si possono fare due NFT con la stessa immagine. Ok, E quindi sono... nessuno ce lo vieta di fare due NFT con la stessa immagine, perché questa immagine sta sul server di OpenSea e l'NFT è un codice che mi lega a un link che rimanda a questa immagine. Quindi mi hai proprio sgamato uno degli argomenti. È assolutamente così, comprando un NFT di un'immagine, noi compriamo un codice e questo codice rimanda un link al server di qualcuno, che, di un'azienda che può decidere cosa farne, se chiuderlo, reindirizzarlo o possiamo scaricarlo, possiamo fare anche copia e incolla. Tanti NFT molto famosi mi piacevano e nessuno vieta di fare un copia e incolla e metterselo come sfondo del proprio cellulare. Diversamente, nel progetto Ethereum Name Service, quello è un mio wallet e chi invia criptovalute a quell'indirizzo le invierà a me e non c'è modo, di togliermelo se non Quindi, per rubare la mia esempio, chiave privata. quindi una persona potrebbe dire: guarda, investire in crypto.eth è mio, mandami i soldi, in realtà i soldi arrivano a noi, giusto? Sì, a meno che vedremo tutti i modi per mettere in sicurezza il proprio wallet, perché questo NFTs, il mio nome del Web 3.0, sta insieme ai miei token, alle mie criptovalute. E c'è un software che mi consente di mettere insieme una mia cassaforte che con una mia password mi consente di spendere sia le criptovalute sia mandare i miei NFT a terzi, quindi farne un trading. Ci sono Nice. diversi trick, diversi trucchi su come aumentare al massimo il livello di sicurezza. No, spero che vi abbia interessato. Insomma, ovviamente non siamo potuti scendere troppo nel dettaglio. Quante slide hai preparato, Pietro? Ti faccio questa domanda, più o Un meno. 100, un 150. 150 slide, ci chiedono quanto costa il corso. Allora, il corso, guarda, se tu riesci ad andare su investire.biz, Pietro, lo facciamo rivedere, se riesci a... E Assolutamente. io intanto Assolutamente. mando il link in chat a tutti, ve l'ho mandato prima, lo rimando a tutti, in modo tale che così vedete sia quella che è la pagina del corso, sia... Ecco, ve lo mando qua, sia quella che è la pagina del corso, sia il link per avere maggiori informazioni. Ovviamente, se ci fossero domande, curiosità o qualunque cosa, mandate una mail a info@investire.biz, vi diamo tutte le informazioni necessarie. Ci sono i colleghi che vi possono tranquillamente rispondere, sia in chat, sia via mail, sia... via telefono. Se avete preso il corso sul metaverso, secondo me questo è un bel passo in avanti, è un qualcosa di decisamente più tecnico, infatti ha anche un prezzo
più elevato, ma veramente avete un sacco di informazioni. Io sto vedendo tutte le altre domande che ci sono, ma alcune sono proprio legate agli argomenti che verranno trattati, quindi vi esorto ad acquistare il corso. Ecco, una cosa importante, ecco, questo è importante. Se io non posso seguire il corso, come faccio? Allora, se non puoi seguire il corso in diretta, non c'è problema, perché il corso verrà ovviamente registrato, verrà caricato all'interno della nostra scuola di trading, quindi come tutti gli altri corsi di investire.biz, e man mano che verranno fatte le varie lezioni, troverai le lezioni all'interno della scuola Sì, di trading. c'è la registrazione. Vorrei aggiungere una cosa. Se su YouTube guardate dei video e vi sembra che parlino arabo, è capitato anche a me. Per questo motivo abbiamo fatto un percorso e l'ho creato anche per i miei soci e per i miei colleghi, dove con un discorso lineare da zero, con gli esempi delle mele e delle pere e poi condividendo il mio schermo, facendo vedere il wallet, i criptodollari, li cambiamo, li investiamo con la DeFi. Con questo percorso logico sarà molto più facile, con gli argomenti in fila, capire e arrivare ad analizzare i siti più comuni o vedere le pubblicità, capire da dove arrivano i rendimenti per tutti in maniera facile. È un po' come quando sei presente, c'è un certificato che ha un rendimento, uno dice cavolo del 3, del 2% al mese, cavolo rende il 24% l'anno. Poi dopo vai a vedere che magari uno dei sottostanti del basket è un'azienda che sta fallendo piuttosto che ha una volatilità pazzesca e dici guarda che non è che ti stanno regalando i soldi. Per esempio, tutti i certificati legati alla lira turca hanno dei rendimenti altissimi, ma di fatto stai andando a comprare lira turca, quindi è vero, sì, Sì, hanno un sì, rendimento sì. alto, ma c'è anche un rischio. Parliamo anche di Shiba Inu, Enrico. Dai, mi hai sentito parlare di Shiba Sì, Inu? dimmi. Shiba Inu è una meme Sì. coin. C'è registrato in blockchain un wallet che ha guadagnato miliardi di euro con Shiba Inu. Ne approfondiremo. Ma cosa c'è dietro Shiba Inu? C'è un progetto? Conviene? Lo analizziamo? Ci sarà una sezione dedicata ai meme coin. I meme coin sono strumenti che servono esclusivamente a tradare la volatilità. Non c'è null'altro dietro. Anche se tanti intermediari, tanti broker ne hanno fatto un cavallo di battaglia, un cavallo di battaglia a mio parere per aprire i conti e poi cercare di vendere agli utenti qualche altra cosa. Certo. Perché assolutamente la fama è immeritata, immeritata, come altrettante diverse criptovalute. Insegneremo, analizzeremo insieme i progetti che stanno dietro a ciascun token, ciascun progetto, analizzeremo i siti in modo che ciascuno di noi con la propria ricerca sappia distinguere e possa prendere una decisione consapevole, come ripetiamo sempre, mi compro un po' di questi token perché credo nel progetto. Compro questa criptovaluta perché credo che questo sia un ambiente sul quale si svilupperanno tante tecnologie, oppure mi sto comprando Shiba Inu perché mi va e perché penso che comunque sia un qualcosa di volatile, io voglio fare un'operazione di scalping e la faccio. L'importante è la consapevolezza. Certo, vediamo se ci sono proprio delle domande dell'ultima ora, visto che ci avete seguito fino adesso, vediamo se c'è qualche altra cosa che volete chiedere. Vabbè, ci sono delle domande relative ad alcune criptovalute, ma secondo me non è questa la sede, insomma, molti mi dicono Il oggi Bitcoin panorama è... è ampissimo. Oggi Bitcoin sta salendo, negli scorsi giorni è sceso tanto,
qualcuno diceva ieri, Bitcoin ha perso la correlazione con l'oro, quindi non è vero che è un bene rifugio. A mio parere, è un bene rifugio, dipende, è un bene rifugio nell'ambiente e nel mondo delle criptovalute. Quindi in tutto il mondo criptovalute, Bitcoin è l'asset più stabile e infatti quando ci sono dei movimenti, quando ci sono delle novità, chi detiene altcoin, token varie, alla fine si va a rifugiare in Bitcoin. Ma è un bene rifugio fra le parentesi della finanza decentralizzata. Ecco, quindi non lo sostituirei completamente a loro, anche se esistono dei token che replicano il prezzo dell'oro, quindi che sommano la stabilità del sottostante oro con la facilità di scambiare e utilizzare criptovalute. Vedremo quale token è quale di cosa si tratta. Investire nell'oro con le criptovalute. C'è una slide. Bene, dai Pietro, grazie mille per il tempo che ci Grazie a hai voi. dedicato, che so che sei impegnatissimo. Lo ricordiamo, quindi il corso inizia il 3, quindi giovedì alle ore 19. Chi volesse farlo, insomma, per vedere come potrà essere il mondo nel futuro, così come quelle che possono essere le applicazioni pratiche, io penso che nasceranno tantissimi lavori, legati a questo tipo di cose. Tant'è vero che noi abbiamo aperto, come avevi detto in anticipo, la posizione Crypto Specialist, e quindi avremo una persona dedicata che scriverà articoli, che farà, diciamo, Sei contenuti. candidati, se un candidato avesse saputo il 30% di quello che facciamo vedere nel corso, lo avremmo assunto di corsa, di corsa. Questo solo così per dire. Poi, non dimentichiamoci, faremo la nostra criptovaluta, quindi con i nostri parametri, setteremo vari parametri e in 10-15 minuti chiunque sarà in grado di fare la propria criptovaluta e vederla in alcuni exchange. Quindi tu mi dici, Pietro, co confermami, domanda, rispondi sì o Sì. no. Quindi io domani mattina mi compro il corso, ok? Partecipo al corso. Alla fine del corso sono in grado di creare la mia criptovaluta che posso chiamare Enrico Coin, giusto? Se il nome è disponibile, facciamo finta che sia disponibile, ok? Ed è possibile che io la trovi in qualche exchange, giusto? O la posso listare? È Confermo. fighissimo, secondo me. C'è Confermo. solo questo. Io da adesso mi compro il corso e poi vediamo. Certo, Enrico, sì, bellissimo, ma questo ti fa pensare, ti fa capire fin da subito, Che perché in 12.900 CoinGecko ci cripto. sono 129.000 criptovalute. Quindi iniziamo a prendere un bel filtro, armiamoci di pazienza e cerchiamo di capire proprio col setaccio cosa viene fuori. Cosa c'è dietro? E Sì, sì, sì. sicuramente ci sono delle pepite. Ethereum Ottimo. e l'Ether è nato con un initial coin offering. Quindi alcuni progetti sono altro che interessanti. Assolutamente. Bene, Pietro, allora io ti ringrazio. Mi raccomando, utilizzate il nostro sito, la nostra chat per tutte le domande. I colleghi sono a disposizione fino a giovedì alle ore 18:30, 19, e poi ci aggiorniamo. Buona giornata, buon trading a tutti quanti, Buona buon serata. Buona corso Crypto and NFT from Zero to Hero. serata a tutti.